Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gema Gamer. Oggi siamo qui, nuovo video di FIFA 20, la demo ovviamente. Vi avevo promesso nello scorso video che avrei trattato Volta Football ed è arrivato il momento. Allora, faccio un piccolo preavviso. Ho già giocato la modalità, non ho visto le nuove skill, ho provato qualcosa. Quindi adesso andremo giusto a vedere com'è nel dettaglio, così giocandolo con voi. Io mi sono divertito tantissimo. Comunque, io adesso andrò a cliccare qui. Ci sarà una clip lunghissima che taglierò, ancora vado a violare il copyright e poi una volta finito il filmato ci vediamo direttamente in partita. Eccoci qui ragazzi, questa è la modalità 3v3, siamo con Vinicius Junior, la sua squadra e poi c'è un team contro qui, non so, oggi vediamo se farne una o due di partite, vediamo un po'. Allora, devo dire che a me piace tanto perché ricordo un po' Fast Street, però partiamo dal presupposto che ci sono troppe meccaniche uguali al FIFA normale, quindi a me non piace più di tanto, perché se tutti vi ricordate, chi come me, la mia generazione, ha giocato tutti i FIFA Street, vi ricordate che quel gioco era diversissimo da FIFA e aveva solo skill praticamente. Qui invece vedete, avete proprio un gameplay come FIFA, vedete la crocchetta, vi faccio vedere la crocchetta, non so, questa nuova skill che hanno messo adesso, aspettate, vediamo se riesco a farla. Guardate la Veronica così, poi mi fanno fare anche quest'altra skill nuova. E cosa sto facendo? Un'altra skill. Comunque è mo molto divertente, come modalità è divertente. Infatti sono curioso di vedere i 5v5. Guardate che gol, va. Questa modalità finisce il primo che arriva a 4 oppure dopo due tempi. Hai Eccolo. visto? Eccolo! Proprio lui! Fantastico gol di rapina per Vinicius Junior. Ovviamente qui avete anche il raddoppio, se premo il pressing segna. E ora non mi va di segnare. Devo fare un gol capolavoro! No, 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 porta libera, porta libera! Ragazzi, spettacolo! Doppietta per lui. Bellissimo questo gol, in rovesciata. Ovviamente per chi non conosce, ovviamente non conoscendo le skill, non posso farvi vedere granché. La tiene alta, la tiene alta. Adesso provo anche le skill nuove che ci sono su foot normale. Non so se avete notato. Ragazzi, cosa stavo facendo? No, 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 attendo, 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 attendo. Ah, guarda il pareggio, un secondo dalla fine. Non ci voglio credere. E poi mi sono messo davanti con il. Vabbè, tra le gambe. Ah, ma come prestano questi, eh? Mamma mia, ragazzi, che gol! Che gol, però, eh? Questo è stato bello. Riguardiamolo. Sponda sul muro, cross palla alta, tiro al volo per la nostra grande Rocky. Raga, non vedo l'ora che impariano tutte le skill o altro perché sarà bellissimo. Attenzione, il pareggio. Kick of glitch. Palla alta ancora per noi. No, no. Gol per loro, ragazzi. Quindi ha vinto la squadra avversaria e ciò non va bene. Quindi dobbiamo prenderci la rivincita perché c'è stato un errore difensivo veramente, veramente brutto. Eccoci qui ragazzi nella rivincita, questa volta giochiamo bene. Non mi interessa. Però prima abbiamo fatto dei bei gol, quindi prima cercavo l'azione perfetta, tutta skillata, ma non conoscendo le skill è inutile farla. Attacco di Vinicius, palo. Ancora. Ancora
Altro palo. Questa volta siamo on fire, eh. Spettacolo. Boom. Subito 1-0, ragazzi. Questa volta non si scherza. Prima stavamo un po' giochicchiando, ma adesso no. Vediamo se la vinciamo noi. Ovviamente dobbiamo dare modo a tutti di fare la bella. È giusto che sia. Buonissima. Buonissima. Vinicius. Vinicius. La butta dentro. 2-0. Poi in questa modalità, quando arrivate davanti alla porta, vi viene proprio voglia di skillare. Cioè non vi va come foot normale di andare a segnare in maniera tradizionale, no? Palla alta per la nostra Rookie, che palleggia. Vede dietro. Fallo. Ah, no. Oh. Come fallo loro, eh? Ragazzi, 3-0, come mai? Questa volta la CPU non sta più dominando perché si gioca seriamente. Vabbè che nemmeno prima ha dominato la CPU perché... è stato un errore stupido lì mio in difesa. Vabbè, il portiere che sta a fare lì, dai. Proviamo a spammare la crocchetta. Bravissimo. Tra due, ragazzi. La riaprono quasi. Ma non ci preoccupa la cosa perché noi siamo più forti. Oh, no, là. Perché l'ha passata là? Dovevo fare il tiro. Però. Vinta, ragazzi. 4-2. Errore loro adesso. E ne ha approfittato per chiudere il game. Però andiamo a regalare la bella in questo episodio alla Street Kings perché se la meritano. Eccoci qui, ragazzi. Siamo alla bella. Chi vince questa è il King di Amsterdam. La Vinicius Crew o Street Kings? Vediamo un po' che varrà meglio. Cerchiamo di giocare... insomma, così così. Il problema è non sapendo le skill. Oh, Vinicius inizia bene. Con un gioco di gambe. Ragazzi, questo è un golazzo, eh. Questo è un golazzo, rivediamo, lo sponda sul muro, cross alto, tiro al volo, il portiere incanta il cigno che è lì alla sua sinistra. Cappellino blu si rende utile in qualche maniera. Vinicius, la sua prima parata, raga. Tendo a credere. Ande, Vinicius porta a spasso tutti. Vinicius! Tira sul muro. Qui dovete mirare proprio bene, raga, non è come la porta 11. Purtroppo. E beh, Cappellino ne approfitta. 2-0. Gol di rapina. C'è un raddoppio su tutti, ragazzi. C'è il cappellino blu che corre. Com'è che... oh, calma, siamo calmi. Palla bellissima. Bravissima. Stiamo aspettando l'errore. L'errore che è di Vinicius alla fine. Ho sbagliato io. Sbagliato io, ragazzi, ho sbagliato io. Vinicius la tira sul muro per destabilizzare un po' gli avversari.
Mamma mia, ragazzi, che gol! Bellissimo, non so come ha fatto quella skill, non chiedetemelo. Mi ha fatto un'animazione diversa, non lo so. 3-2, a noi manca un gol, ragazzi, stiamo calmi. Attenzione, 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 attenzione. Tra 3. Chi la fa la vince. Partita bellissima. Partita bellissima. Comunque Vinicius in porta, per piacere togliamolo. Mettiamolo avanti, dai. And in porta fa un po' schifo. Attenzione! Il gol della vittoria! Di rapina! La nostra rookie. E ragazzi, vinciamo. Vinciamo noi. E qui si salutano i ragazzi. Si danno delle dritte tattiche che hanno troppo sbagliato. Finisce 4-3 per noi la seconda partita. Quindi andiamo a vincere la seconda e la terza. Detto questo, ragazzi, arrivati alla fine, posso dirvi che volta è molto interessante, divertente. Ci sono delle skill bellissime che purtroppo, non so se sapete, alcune skill potete farle sia in Ultimate Team che su Volta, altre invece solo su Volta, quindi dovrete impararle solo per lì. Quindi è un buon casino poi unire tutti e due i giochi e riuscire a variare le skill e non portarsele da Volta al calcio d'inizio. Quindi, detto questo, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate di Volta. Io ci becco al prossimo video, un saluto da GMA Gamer, ciao!